Ciao ragazze, questo è un argomento che mi è stato chiesto diverse volte e ho deciso di fare questo vlog. Con il ciclo mestruale ci si può allenare? Io vi rispondo sì, ci si può allenare, ma dipende anche da voi. Se siete ad esempio come me, che i primi 2 giorni avete dolore fortissimo alla pancia, vi consiglio di rimanere a riposo. Mettetevi una borsa dell'acqua calda sulla pancia, fatevi una tisana di camomilla che anche quella che sia la borsa vi aiuterà a alleviare i dolori mestruali, oppure potete fare anche delle digitopressioni. Se conoscete la riflessologia plantare, ma anche se non la conoscete, sapete che comunque ci sono dei punti sotto i nostri piedi o nel corpo in cui premendo facendo proprio una digitopressione si vanno ad alleviare i dolori. E in questo caso per i dolori mestruali si può premere i lati del tallone e mano a mano salire lentamente fino al polpaccio per far sì che i dolori mestruali si allevino. Io, se proprio proprio anche con queste cose non riesco a farmeli passare, prendo un farmaco, ma siccome non mi piace prendere farmaci, preferisco evitare e quindi cerco sempre di, magari arrivo al limite, che proprio sto male, però cerco sempre di evitare di prenderlo subito. È vero, voi magari potete dire, cavolo, ma prendilo subito che così non stai male, ma proprio perché è nel mio essere che non mi piace prendere farmaci, cerco appunto di cerco rimedi naturali. Mi piace così e cerco sempre di evitare. Una cosa invece che potete fare se eventualmente potete allenarvi e quindi non avete dolori è quella di evitare comunque di fare allenamenti ad alta intensità o allenamenti cardio, perché in quei giorni il fisico è già debilitato e quindi rischierete che di allenarvi prima di tutto male perché non avete abbastanza energia da mettere nell'allenamento e poi rischiate veramente poi di stare male, magari perché ok che non avete dolori, ma dopo l'allenamento intenso vi possono venire. Io l'ho fatto perché c'è stato l'unico mese in cui non avevo dolori, ho detto ma sì, mi alleno lo stesso e ragazzi, dopo stavo peggio di prima, perché prima comunque non avevo niente, avevo sì qualche leggero dolorino, ma comunque mi sentivo abbastanza in forma. Dopo l'allenamento intenso, buon, non lo so, mi sono sentita male. Cioè, ho proprio sentito dolori forti alla pancia e ho sofferto per 10 minuti, quindi vi consiglio comunque l'allenamento intenso di non farlo. Fate magari dello stretching, fate degli allenamenti a basso impatto, comunque qui sotto nell'info box trovate un articolo in cui vi metterò tutti i link, in cui ci sono, troverete tutti i link ai video che potete fare. E altre cose più dettagliate che dirò comunque nel vlog, ma lì le troverete più dettagliate. Quindi, appunto, se riuscite ad allenarvi, cercate di non fare allenamenti ad alta intensità, ma a basso impatto, evitate di saltare, evitate anche di sollevare pesi pesanti. Se fate esercizi a corpo libero è meglio, ma se volete fare allenamenti di tonificazione con i pesi, magari usate dei pesi leggeri in quel caso, in quei giorni. E anche l'alimentazione ci può aiutare. Allora, sicuramente dovete idratarvi tantissimo, come sempre, ma lì in quei giorni di più, perché il fisico comunque perde liquidi e quindi avete bisogno di reidratarvi. Dopodiché, e anche per il gonfiore, perché comunque in quei giorni ci sentiamo molto gonfie, quindi evitate anche di pesarvi durante il ciclo perché sicuramente pesate 1 chilo anche di più, perché è tutta ritenzione idrica, quindi una volta che finite il ciclo, comunque quella ritenzione va via, il gonfiore va via, quindi non pesatevi perché sennò magari vi fate delle paranoie inutili. L'alimentazione, appunto, come dicevo, ci può aiutare. Cercate di inserire alimenti ricchi di magnesio perché il magnesio aiuta ad alleviare i crampi, i dolori mestruali. Se potete, prendete l'integratore di magnesio. Avevo fatto un vlog in cui parlavo degli integratori, ho anche comunque un articolo, ve lo lascio sempre qui sotto nell'info box. E l'integratore di magnesio è fantastico. Vi può aiutare sia quando avete il ciclo, sia nella fase preciclo, se siete un po' nervose
Oppure anche se avete crampi, soffrite di crampi o dolori muscolari, oltre che dolori mestruali. Quindi tutto questo ve lo farà passare o comunque vi farà aiutare ad alleviare i dolori. Il magnesio è veramente un integratore fantastico. E io cerco di prenderlo sempre alla sera prima di andare a dormire, di sciolto nell'acqua. E veramente anche aiuta nel sonno. Se siete persone che magari non riuscite a dormire o comunque dormite ma vi svegliate e non riposate, ragazze, provate una settimana a prendere il magnesio tutte le sere prima di andare a dormire e vedrete che le cose cambiano da così a così. Provare per credere, perché io ho provato e vi posso dire che veramente aiuta. Dopodiché, dopo questo, dopo appunto il magnesio, cercate di inserire alimenti ricchi di magnesio, se non con l'integratore, ma anche alimenti che possono essere semi oleosi, come ad esempio mandorle, noci, nocciole e così e via dicendo, ma ricordatevi che sono grassi buoni, comunque grassi, quindi non dovete mangiarne in quantità elevate, ma a piccole dosi, quindi controllate sempre le porzioni. Cercate di inserire anche alimenti e verdure a foglie verdi, che sono ad esempio gli spinaci, che sono ricchi di ferro, piuttosto che le bietole o anche i broccoli, che vi aiuteranno. E poi, se avete voglia di dolce, perché in questo periodo comunque si è più portati ad avere voglia di dolce, è normale. Anch'io che non amo i dolci, in quel periodo ho veramente voglia di dolce e quindi cerco di farmela passare con della frutta, che comunque vi aiuta appunto a attenuare la voglia di dolce, perché comunque la frutta ha dentro il fruttosio, che è uno zucchero naturale, e poi in quel caso non vi sentirete in colpa. Oppure potete inserire 20 grammi di cioccolato fondente, che anche quello è ricco di magnesio e vi farà passare la voglia di dolce. Ovviamente non dovete scofanarvi una tavoletta di cioccolato, ma solo 20 grammi al giorno, che è un quadratino. Cioccolato fondente sarebbe meglio all'85-90%, se riuscite, evitate quelli al latte o quelli con le nocciole o troppo elaborati. Cioccolato fondente fa più che bene. Lo so che magari alcune di voi dicono che è troppo amaro, che non gli piace, però cercate veramente di provare perché fa bene. A me piace di più il cioccolato fondente che quello al latte. Una volta, vi parlo di anni fa, mangiavo il cioccolato al latte, però era troppo, secondo me è troppo ricco di zucchero, è troppo dolce, poi non lo so, va a gusti ovviamente. Io sono sempre stata più portata per l'amaro che per il dolce, quindi probabilmente anche per questo che mi piace. Però non stiamo parlando del cioccolato fondente, stiamo parlando del ciclo mestruale e le varie altre cose. Quindi secondo me queste cose vi possono essere utili. Spero che questo vlog vi sia stato utile. Ripeto, potete allenarvi tranquillamente, ma ogni mese poi a sé, quindi ogni mese cercate di vedere ed ascoltare il vostro fisico, non strafate perché comunque potete mettere appunto i 2 giorni in cui state troppo male, come i 2 giorni di riposo, e poi riprendere l'allenamento gradualmente anche il terzo giorno che magari vi sentite un po' meglio. Non allenatevi subito ad alta intensità, ma fate un allenamento a bassa intensità o comunque degli esercizi che sono tranquilli. E poi mano a mano che finisce il ciclo, allora riprendete con il vostro allenamento. Per qualche giorno non vi succederà niente, non perderete i risultati che avete ottenuto fino adesso, non vi preoccupate di questo. Alcune persone sono preoccupate, alcune ragazze mi scrivono: "Ah, ma se mi fermo qualche giorno non è che perdo tutti i risultati". No, assolutamente. Qualche giorno no, ovviamente cercate sempre di stare attenti all'alimentazione, come sempre, cercate di inserire questi alimenti più ricchi di magnesio che vi aiuteranno, anche ricchi di ferro, visto che in quei giorni abbiamo delle perdite di sangue, quindi magari il ferro si abbassa. Quindi tutte queste cose ci aiuteranno a un po' a alleviare i dolori mestruali se li avete e un po' anche a sentirci bene, perché lo so, in quei periodi ci si sente gonfie, stanche, a volte anche brutte, però noi siamo invece, vi dico una cosa che
che secondo me è strana. Cioè io ad esempio magari in quei giorni mi sento un po' bruttina, non mi sento al top, eppure la gente mi guarda e mi dice: ah, ma come stai bene oggi, come sei bella? Quindi non vi fossilizzate sul vostro vedervi allo specchio, a volte noi siamo troppo ipercritiche su noi stesse, quindi cercate di comunque di ascoltare il vostro corpo e assecondarlo in quei giorni, come sempre comunque, ascoltatelo sempre e cercate di non strafare. Spero che questi consigli vi siano stati utili, date un occhio all'articolo qui sotto nell'info box con maggiori informazioni e anche i workout che vi consiglio di fare in quei giorni e noi ci vediamo nei prossimi vlog. Ciao!